Ciao a tutti ragazzi, Oda, Beggi, bentornati su We Have Seen. In questo video parleremo della terza puntata che è uscita di Seven Deadly Sins. Non vi resta che mettervi comodi, birra alla mano e sigla. Seven Deadly Sins, il terzo episodio uscito questo sabato in Giappone è stato... Subito... una conferma di quello che stava per accadere. Sì, abbiamo avuto un ottimo inizio e la continuazione che stiamo avendo è una cosa devastante. C'erano tutti i sentori e fortunatamente la qualità è rimasta altissima. Anzi, abbiamo aggiunto parecchio pepe alla storia perché abbiamo scoperto nuove cose sui nostri personaggi. Come avevamo già detto nella seconda puntata, il nostro Gouter ha avuto qualche piccolo dilemma morale facendo scelte sbagliate che abbiamo sistemato rapidamente grazie alla nostra stupenda gigante Diane. Sì, che gli ha l'ha mazzolato un po' come si deve e fortunatamente... per noi Gouter non era totalmente cattivo come avevamo supposto e in realtà abbiamo azzeccato anche la previsione del fatto che lui in realtà non sia umano. Non è un essere umano. Perché si è rivelato essere bensì una bambola, una marionetta costruita da un mago potente e poi appunto trasformata in questo guerriero che Merlin teneva un po' sotto controllo. Deve tenerlo sotto controllo perché ha veramente un potere magico... cioè è indistruttibile, cazzo, è potentissimo. E soprattutto lui non riesce a controllarsi. È quello il problema. E quindi lui finisce per fare queste scelte sbagliate, per cercare i sentimenti che lui non prova. Lui in questo caso ha detto che voleva un cuore, voleva capire cosa voleva provare. Cosa i sentimenti degli esseri umani, l'amore, esatto. E quant'altro. E vorrei fare un appunto. Vai. Perché mi è venuta in mente una cosa. Finalmente sono riuscito a darmi una spiegazione a quello che era successo durante la prima stagione, quando ad un certo punto a lui gli tagliano la testa. Lui arriva tutto convinto, in 3 secondi ce lo seccano, gli taglia la testa e da lì mi era rimasto un po' il punto interrogativo del dire come mai? Com'è possibile che questo non ci rimane secco? Sì, la cosa bella è che nessuno lo sapeva a parte Merlin, quindi neanche Meliodas. Tra l'altro, anche Meliodas dice di non saperlo, eppure non si era fatto nemmeno due domande del perché no, il suo compagno si poteva togliere la testa e rimettere, vabbè. Comunque quindi Gouter ufficialmente una marionetta, la bambola. È una marionetta e lo abbiamo visto anche sotto questa forma perché Merlin gli fa questo incantesimo dove lo priva della sua sembianza umana. Però attenzione perché quando siamo nel Boarat vediamo che gli occhi di Diane si illuminano di viola e quindi secondo me durante l'ultimo attacco, quando lui guarda intensamente Diane, probabilmente grazie al suo tesoro sacro gli avrà fatto qualche incantesimo o si è insinuato dentro di lei, non si sa bene, lo scopriremo. In realtà mi sono fatto questa ipotesi che lui quando è lì che insieme agli altri dice non ero veramente me stesso, quindi probabilmente avrà una doppia personalità e ho paura che questa personalità più malvagia sia finita dentro di Anne. Quindi faremo attenzione perché potrebbe creare dei problemi alla nostra gigantessa preferita. Attenzione perché poi le vogliamo un bene dell'anima. Comunque abbiamo questa aggiunta al nostro cast. Il cast si allarga adesso. Anche perché ne abbiamo tanti ormai fuori gioco perché sono divisi qua e là. Ed è Slayer, questo super cazzuto che mascherato. È il capo del gruppo dei Ruggito dell'Alba, un cavaliere sacro che si era già scontrato nella prima serie. Difatti siamo curiosi e aspettiamo di vederlo di nuovo in azione. Gli viene dato in consegna Gouter. Sì. Merlin, siccome lui si è innamorato follemente di Merlin e vuole servirlo a tutti i costi, Merlin gli affida un compito, ovvero quello di custodire la bambola di Gouter. Poi succede un patatrac perché siamo subito chiamati a Camelot perché è successo un casino e quindi con un teletrasporto da parte sempre della nostra supermaga finiamo tutti insieme appassionatamente con tanto di Mamma Hawk volante in versione elicottero. Finiamo a Camelot dove c'è un grosso golem che è un'arma, come dice Meliodas, del clan dei demoni che probabilmente si è risvegliata sentendo i suoi padroni. Sì, i padroni sono svegliati e quindi lui si è riattivato e sta attaccando Camelot. Nel frattempo, parlando di 10 comandamenti, li vediamo che sono arrivati in un castello distrutto che a quanto pare sembrerebbe essere la loro ex base, che è stata distrutta da Meliodas, come viene detto, e dove c'è un cratere di 9 km, quindi probabilmente si era un po' scatenato il nostro tancio. Si era un attimo arrabbiato e ha dato il meglio di sé. Poi vediamo appunto i nostri 10 comandamenti e quest'altro personaggio coricato che se ne sbatte le balle di quello che stanno facendo gli altri e non dice una parola.
quando comunque viene chiamato in causa da questo che sembra il capo dei Dieci Comandamenti, gli dice: tu cosa ne pensi di questa situazione? E lo chiama fratello, non so se sia un fratello, sì, tipo uè fratello, oppure fratello di sangue. Staremo a vedere, anche perché io sono sempre convinto che lui sia il capo, sia in qualche modo imparentato con Meliodas, perché si somigliano troppo. Quindi, però, magari non è così, magari è solo una scelta stilistica. Lo vedremo. Vedremo, vedremo. Abbiamo comunque questo golem che una cosa che come ci dice il nostro capitano degli avanzi, è più forte di tutti, perché visto che perché adesso che c'ha il suo orecchino. Ma poi in questa stagione nella prima stagione non se ne è parlato una volta, invece in questa stagione stanno molto puntando su far capire i livelli di potenza dei personaggi. Non lo so, più avanti capiremo magari perché questa scelta magari è necessaria a livello della trama, non lo so, vedremo. Comunque Hawk ci dice che 5500 il nostro golem è il più potente, dove abbiamo Merlin che ha 4700, sì, e Meliodas che ha 3008, 3005, vabbè, comunque, del genere, comunque non è importante. Comunque abbiamo questo super golem che in teoria è più cazzuto di tutti noi messi insieme, e lo dimostra infrangendo una barriera super cazzuta di Merlin, magica, che aveva piazzato sulla città, resistendo subito addirittura al primo contrattacco del nostro capitano, che purtroppo nell'attacco poi oltretutto viene a meno della sua spada, perché dopo il combattimento con Anderson la va ridotta male, e quindi poi cadendo spaccata e cercando di salvare Re Artù si spacca, perché comunque ricordiamo che è un golem e quindi penso sia di pietra questo sì, golem, teoria, sì, terra, quindi pietra, ci sta. E veniamo subito nel punto focale, Madonna, della puntata, esatto, perché quello che era successo un po' di tempo fa viene alla luce, viene a galla. Viene a galla. Abbiamo finalmente quello che stavamo attendendo dal secondo episodio del discorso tra Meliodas e Merlin, cioè Merlin decide finalmente di restituire l'oggetto che ha portato via a Meliodas, tra virgolette portato via, che ha recuperato sostanzialmente, sì, come dice lei. In realtà è un recupero che ha fatto, perché Meliodas ha impegnato il suo tesoro sacro, probabilmente direi, azzarderei, ai tempi in cui ha deciso di aprire il Boarat. Ma se non sbaglio, non vorrei dire una cazzata, lo dice anche. Mi sembra anche a me, però comunque non sono sicuro. Comunque, glielo restituisce e gli dice basta, adesso ne hai bisogno, anche perché per combattere questo super cazzutissimo ci serve delle armi. E poi, come sappiamo, il nostro super capitano è fortissimo senza la spada, anzi addirittura per grosso tempo andava in giro senza, proprio per evitare di sfoderare tutta la sua forza. Adesso non solo ne ha una, ma è il suo tesoro sacro, che lo mette in modalità rilascio e lo usa in tutta la sua potenza. Matto. Sfruttando addirittura un quinto full counter contemporaneamente per abbattere il golem. Piccola parentesi, abbiamo già visto il tesoro sacro di Dian, di King, di Ban e di Gother, adesso di Meliodas, manca quello di Merlin a quanto Merlin pare, e dell'altro. Ci manca sempre ancora il settimo peccato, finalmente. Sappiamo ancora, tra l'altro, tesori sacri che mi piacerebbe che in qualche modo approfondissero un po' più il discorso. Vorrei sapere un po' più le origini di questi tesori sacri, capirne un po' di più la storia, perché sono interessanti e molto belli. E quindi niente, il golem è stato abbattuto, ma arrivano altri problemi. Perché i problemi sono nel Bosco delle Fate, dove Ban... Allora, innanzitutto scopriamo prima che Ban sta alimentando la foresta in che modo? Dissanguandosi. Sfruttando il suo potere, perché lui non può morire. Il suo sangue praticamente è un po' in simbiosi con l'antica fontana della giovinezza, e quindi lui dissanguandosi dà alimentazione alla foresta. Infatti vediamo quello che subito sembra un terremoto, ma in realtà è l'albero sacro con la foresta che cresce. Dopodiché ci viene detto, tra l'altro, da una delle fate che vivono nel bosco, che il re della foresta del Bosco delle Fate non è un personaggio deciso da qualcuno, ma è veramente solo ed esclusivamente una scelta dell'albero sacro. E questo personaggio, tra l'altro, che potrebbe essere considerato un po' come il primo cavaliere del re nel trono di spada, sì, praticamente. Una cosa del genere, perché lei era lì. Lei è lì, è colui che serve, anzi, più che il primo cavaliere è una guardia reale, no? Una che sta lì e ha passato tutti i re delle fate del tempo. E dice che solo Arlecchin può essere re. Quindi questo è un'ottima notizia per lui, secondo esatto me. Prima, vedremo adesso, perché innanzitutto c'è lui che, sconsolato, vuole andarsene a casa, vuole tornarsene via,
ma arriverà un problema a trattenerlo. Attenzione, perché i terremoti continuano e arriva questo secondo super golem completamente diverso dall'altro, perché è ancora più alto e molto più slanciato e esatto, snello. Esatto, è diverso, però sempre della stessa risma, sì. E fa parte dell'arsenale dei demoni. Dei demoni. E quindi qui vedremo il nostro King, secondo me, sfruttare tutti i poteri della foresta e in qualità di vero re della foresta riprendersi lo scettro. Il titolo ci sta, sì, perché sì. Lo vogliamo lì lui, anche perché assolutamente Ban non è interessato a questa cosa. Ban ha altri interessi e poi vabbè, il nostro King deve essere il re di nome e di fatto. Ebbene, quindi la puntata finisce così, abbiamo messo tanta carne al fuoco e siamo eccitati perché... Questa serie ci dà continue soddisfazioni. Ah, piccolo appunto, la scena che mi ha fatto rotolare giù dalla sedia è stata quando Meliodas si gira e dice «Sono Tori!» a Elisabetta, perché lei gli chiede se era veramente un peso solo, se non volevano portarlo con lei, e lui dice così semplicemente perché vuole tenerla lontana dai guai. Però la scena è stata veramente da morire da ridere, con ovviamente Diane e Hawk che lo martellano, doppio attacco, lo mazzoliamo in due secondi il nostro povero capitano. Esattamente, ma la faccia, il disegno di lui che si gira e dice una frase, sono un attore, ma anche la voce troppo bello, è troppo, ed è giusto che sia il capo perché è veramente il boss di turno, è incredibile quell'uomo. Comunque quindi abbiamo sempre adesso abbiamo solo più due fronti, perché Gother adesso per ora è ancora sotto controllo, quindi adesso abbiamo i nostri eroi a Camelot, vedremo cosa succederà. Chissà se nel quarto episodio arriverà sto settimo peccato capitale. Io sono molto preoccupato per Diane, sinceramente, perché ho paura e spero veramente che non le succeda niente. Mi dispiacerebbe moltissimo, sinceramente. Ma io sono fiducioso che in qualche modo c'è sempre Merlin lì, quindi se succede qualcosa. Devo l'asso dire della mano che ce l'abbiamo. È un po' overpower sto personaggio, però vabbè, ci sta, è forte e ce l'ha dimostrato già parecchie volte. E meno male che ce l'abbiamo dalla nostra, perché quando si attiveranno i nostri super 10 comandamenti ne vedremo delle belle, probabilmente. Comunque, quindi vediamo adesso il fronte Camelot, vediamo il fronte Foresta delle Fate. Sarà interessante. Io sto aspettando con molta ansia questo quarto episodio. E quindi speriamo che anche per voi sia stato così. Lo vogliamo scoprire, se potete, con un commento qua sotto. Diteci quello che magari ci siamo persi qualcosa. Esatto. Poi quello che ne pensate. Formiamo la nostra consueta community qui sotto il video. Ci rivediamo la prossima settimana perché ogni settimana facciamo l'episodio. Quindi se tutto va bene, tra domenica e lunedì usciremo con un nuovo video. Sì. Per il resto non vi resta che invitarvi a iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo inoltre che potete seguirci sui nostri canali social tramite i link in descrizione. E quindi, come al solito, un saluto da Oda. E un saluto da Beggy. Sate.